segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,38%. Sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 13.509,43 punti, ritracciando del 2,60%. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo, più 1,9%, archiviando le contrattazioni a 13.550 punti. Seduta negativa per i mercati del vecchio continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Tonfo di Francoforte, che mostra una caduta del 3,78%, scende Londra, con un ribasso del 2,40%, lettera su Parigi, che registra un importante calo del 3,40%. Il settore materie prime, con il suo meno 5,32%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per Intec Group, che esibisce una perdita secca del 6,32% sui valori precedenti. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle richieste del sussidio di disoccupazione, del PIL e delle scorte di petrolio. Domani è in programma il dato sul PIL della Germania,